Presidente, che tipo di esperienze porta l'Abruzzo su una tematica così importante come la rigenerazione urbana? Ma ci sono delle esperienze legate più che altro al terremoto, perché diciamo, il tema era il sisma e rigenerazione urbana, quindi sono delle prime esperienze su questa iniziativa della rigenerazione che sta prendendo piede anche sulla base della nuova legge urbanistica che presuppone una limitazione del consumo del suolo. Quindi sono le prime esperienze agganciate all'attività di ricostruzione. L'Abruzzo è una regione molto attaccata anche alle sue tradizioni, in questo senso una sfida come la rigenerazione può essere anche un elemento di innovazione culturale per la nostra regione. Sì, diciamo, è una sfida nuova che deve anche comprendere questa morfologia particolare del territorio, 305 comuni di cui 250 sotto i 5.000 abitanti, quindi diciamo bisogna bilanciare un po' questa situazione.